Guardi, io ho valutato qualcosa di più già da qualche giorno, per la verità, e cioè di celebrare il prossimo Consiglio dei Ministri a Cutro sul tema dell'immigrazione, perché vede, io penso che il modo migliore per onorare quelle vittime sia impedire che accada ancora. Questo è il compito del governo e un governo serio secondo me questo deve fare, atteso che il governo anche qui no, perché ho sentito la Meloni scappa, la Meloni non va, la Meloni sparisce, la Meloni si disinteressa. Io leggo tutte le ricostruzioni che francamente mi sembrano abbastanza surreali, mi perdoni, proprio surreali, Stiamo surreali. Il aspettando un punto governo è stampa che sta facendo andato adesso. immediatamente, io l'ho fatto, si fanno i punti stampa alla fine delle proprie missioni per fare un bilancio, e questo, di solito le persone fanno così. Io, il governo è andato, come voi sapete, in Calabria il giorno stesso che questa tragedia è accaduta. Il governo sono io, ok? È andato il ministro Piantedosi, siamo stati presenti da subito, dopodiché è andato anche il Presidente della Repubblica che rappresenta tutte le istituzioni, a meno che qualcuno non ritenga che la Presidenza della Repubblica sia, diciamo, in competizione rispetto al governo, e quindi le istituzioni sono state presenti anche per esprimere ovviamente il proprio cordoglio. Dopodiché, secondo me, il passaggio successivo è dare risposte, no? Continuare a lavorare sulle risposte. Per cui io già, diciamo, qualche giorno fa avevo, parlando con il ministro Piantedosi, col sottosegretario Mantovano, discusso dell'eventualità di riunire il Consiglio dei Ministri nella prossima occasione per dare un segnale anche di ulteriore attenzione sicuramente, ma anche di concretezza rispetto ai passi che ancora bisogna fare.